siamo finalmente, direi, con Alberto Butturini, che avevamo incontrato anche a Milano, era un'ospitata e non era una situazione. Invece qui siamo proprio alla sua regia di questo bellissimo tour di Mengoni. Allora, Alberto, spiegaci le caratteristiche intanto della musica, musicali. Cosa succede sul palco, come avete fatto le prove, come hai organizzato il setup di questo tour? Beh, allora, il concerto, questo show nei Palazzetti, non è altro che lo stesso spettacolo che abbiamo fatto quest'estate con Droipo, San Siro e l'Olimpico a Roma. Ovviamente riadattato, ma neanche tanto, praticamente all'interno dei Palazzetti. Musicalmente ci sono state alcune variazioni, vista l'uscita del nuovo album di Marco, sono uscite 4 brani e ne sono entrati 4 del disco nuovo. In scaletta. In scaletta. Diciamo che comunque l'impianto sonoro, l'impianto strumentale è rimasto esattamente quello, tant'è che non abbiamo rifatto prove musicali, ma solo prove di allestimento direttamente al Palabama Mantova, e abbiamo montato direttamente lì con l'impianto i 4 pezzi nuovi, ma insomma è stato tutto abbastanza semplice da fare, automatico, certo. Lì sul palco vedo una pedana percussioni, una pedana batteria, quanti musicisti hai? Allora, se non mi sbaglio, abbiamo 11 musicisti più Marco, abbiamo 2 postazioni di tastiere, basso, batteria, 2 chitarre, percussioni, 4 cori più Marco. Okay. C'è anche un palco B davanti il cluster, poi, no? Immagino. Sì, ma allora diciamo che il palco come palco standard riguarda fondamentalmente i musicisti. I coristi vengono spesso sulla pedana che porta al palco B, mentre Marco in realtà è costantemente in qualunque punto del palco. Il palco B in realtà è un palco dove si realizza una parte dello show, con tutto un meccanismo di sollevamento, con delle proiezioni sui lati di questo cubo che si viene a creare in mezzo alla platea, contornato dalle persone. Marco lì fa, se non sbaglio, 4-5 brani, uno dei quali all'interno del cubo e 4 sopra il cubo, quindi va bello dentro il fuoco dell'impianto, ma come tu sai anche l'altra volta era praticamente appoggiato al cluster e non ci sono problemi. I coristi vengono giù, cantano con lui in passerella parecchi brani, ma finora insomma non abbiamo avuto... Spiegaci, sì, però te la fai semplice. Allora, a tutti noi comuni mortali, appena mettiamo il microfono davanti la cassettina mentre facciamo piano bar, si cede di tutto. Allora, qui perché con un mega impianto di questo tu riesci a far cantare Mengoni davanti cluster serenamente? Come funziona? Cioè, quali sono gli accorgimenti da prendere? Non penso che sia così automatico, no? No, beh, allora considera che innanzitutto non è una cosa che faccio solamente con Mengoni, perché ricordo anche altri artisti con impianti molto più potenti in situazioni molto più grandi, hanno fatto addirittura i set acustici davanti all'impianto. Allora, io ritengo che la discriminante fondamentale sia la linearità dell'impianto. Più un impianto lineare e meno è reattivo al feedback e meno problemi ti genera una volta che sei davanti. Chiaro che ovviamente la voce va trattata in una maniera corretta, ma per dirti, io non ho nessun cambiamento sulla voce di Marco sul palco, sulla voce di Marco in passerella. Non c'è, altri anni avevo il microfono sdoppiato per fare queste parti qua, ma anche negli stadi il microfono rimane esattamente quello che è. Chiaro che un artista come Marco, con un'emissione vocale importante, e ti mette sicuramente in una situazione di, non ti dico di estrema facilità, però sei abbastanza sereno riguardo a quello che fai. Avevo timore più che altro per i 4 coristi, perché comunque Marco ormai ha una gestione del microfono molto avanzata. I coristi magari in mezzo sulla pedana con il pubblico intorno che canta, avevo timore, ma anche con lui, i 4 coristi lì davanti, non abbiamo nessun problema. Io non so dirti... Cioè, non hai accorgimenti particolari? Non ho niente, non ho assolutamente niente. Io tengo in mano il fader di Marco e va tutto, generalmente va tutto liscio, cioè non abbiamo mai avuto un larsen, un innesco, quindi io credo che sia una voce fatta bene, un impianto, come ti ho detto, è
tarato bene, dimensionato bene, il volume è corretto, non ci siano grossi problemi a fare una voce davanti all'impianto. Ok, e usi dei gate su questi microfoni delle voci? No, assolutamente niente, sono completamente liberi. E su Marco non c'è assolutamente niente di questo tipo di intervento che va a chiudere o aprire il microfono. Altri anni l'avevo, questo giro qua non ho assolutamente nulla. L'unico gate che c'è è la mia mano destra, che magari quando sgancia, quando si smette un attimo di cantare, c'è una parte strumentale, me lo porto via un attimo, ma non tanto per la paura del feedback, quanto al limite per minimizzare un po' il rientro, per pulire un po'. Sul gruppo sullo stem dei coristi, quando vengono davanti, ho un insert con un EQ che taglia leggermente in basso, leggermente in alto, ma stiamo parlando a 12.000. Normalmente sono aperti, faccio scendere questo passabasso in modo da eliminare quelle spurie in altissima che possono rimanere venendo avanti, ma è roba veramente pochissima roba, pochissima insomma. Ok, ci puoi spiegare come hai organizzato invece la tua console, no? È una SSL, sì. La Live, la 550 Class. Come organizzi, come lavori, come gestisci i tuoi canali? Ma allora, io cerco di mettermi in una situazione in cui ho un recall manuale analogico che mi permetta di, ma ormai lo fanno in tanti, di rimettere in bolla i pesi dello show appena parte, perché magari adesso oggi abbiamo fatto il soundcheck, poi entreranno 12.000 persone che urlano, mi serve magari spingere un po' di più sulla cassa, sulla parte bassa, e invece di continuare a lavorare continuamente di edit sulle memorie, utilizzo degli stem su cui ho smistato tutti gli strumenti, che se voglio avere in generale più basso, gli stem non sono in recall, sono in safe, alzo leggermente di 1-2 dB lo stem del basso e quello rimane blindato fino alla fine del concerto. Poi la disposizione, questo è un modo di organizzare il banco che è del tutto personale, ovviamente certo. Ogni fonico ha le sue preferenze. In questo caso io uso i tile 2 e il tile 3 per l'input di tutti i canali, e in pratica ho questo primo banco dove ho tutta la batteria fino al Charleston, che è quella che io considero la base ritmica dello show, ok? Perché non succede, ma se devo avere meno sott'occhio preferisco avere piatti e tom, okay. Ma cassa, rullo e Charlie, che è il motore dello show, voglio vederli sempre, e tutti i bassi, quindi tutta la parte ritmica, batteria e basso ce l'ho qua. Nell'air sotto completo la batteria, ho un rullante 2 e in qualche brano c'è una parte triggerata di cassa e rullante, e li ho messi sotto perché non sono, diciamo, costantemente utilizzati. Nella parte sotto ho il layer principale dove ho tutte le sequenze, i cori che sono importantissimi in questo show e la voce di Marco, che ho replicato nel focus, quindi io qualunque punto vada io ho sempre la voce di Marco, vedi, ce l'ho sempre qua, okay. In quale punto vado, io qua ho la voce sganciata da qualunque roba. E qui ho sequenze, cori, Marco, qui ho tutta la parte di chitarre, qui ho tutta la parte di tastiere, tutto un banco di percussioni e un banco di effetti. Quindi io muovendomi all'interno di questi banchi riesco a trovare subito. Avendo sempre la voce in mano di qua. La zona centrale è quella che è quella di servizi e di gruppi o VCA. Io ho messo sui VCA, dove che ho diviso in batteria, rullanti, basso, Max che è un chitarrista, Peter l'altro chitarrista, i due tastieristi separati, le sequenze, le percussioni, tutti i cori, il delay e la voce di Marco. Qui c'è tutto raggruppato. Sotto invece ho gli stem, i gruppi, che sono quelli fissi, cioè se io voglio alzare la cassa di 3 dB a inizio show, tiro su questo e per tutto lo show mi rimarrà. Quelli di cui parlavi prima. E ho diviso in cassa, basso, ho uno stem di batteria e uno stem con la parallel compression sulla batteria per i pezzi più rock, e poi la chitarra di Max, la chitarra di Peter, le tastiere ho ridiviso a blocchi con i cori e sempre la voce di Marco.
poi ho tutta la parte di servizi, i master, i soli, le mandate all'impianto, eccetera, eccetera. Qui ho gli aux dell'effettistica che utilizzo e il banco praticamente è finito qua. Qui sotto ho tutta la parte di tollback, di comunicazione, che come vedi una volta si parlava solo col fonico di palco, adesso ne abbiamo 8 di tollback, però va bene. Sempre più difficile. Tutti devono parlare e qui sotto per ultima ho i servizi, quindi i click, l'SMPT a cui ho agganciato le memorie, più che altro patchati per potermi registrare, perché a me dei click e dei count non mi interessa, mi interessa avere l'SMPT. Il clock è generato dall'audio e il video è syncato all'SMPT dell'audio. Però le sequenze le mandano dal palco? Le sequenze le manda Valerio Motta dal palco, una postazione di sequenze, e lui distribuisce l'SMPT a tutti. Chi lo vuole se lo prende, chi non lo vuole va a mano. Insomma, cioè, voglio dire. Okay. Abbiamo qualche brano in cui cambio a mano, gli altri li faccio cambiare direttamente dall'SMPT, perché magari è più comodo, ci sono dei tempi di transizione fra una memoria e l'altra che ti viene più comodo da fare. Tutto qua, Marco, il solito sistema, la solita DPA, come da sempre. Non... no, aspetta, come da sempre? Diciamolo usa, perché magari non tutti Marco no, usa, sanno. Marco usa una DPA de facto 2 con sistema 6000 di trasmissione, ma praticamente dal 2015-16 utilizziamo la de facto e continuiamo a utilizzarla. Io trovo che sia una capsula molto gestibile in situazioni di questo tipo. Forse anche quello mi permette di avere pressioni importanti davanti all'impianto. Ci sono anche altri microfoni che lavorano così, però la pasta della DPA si adatta molto bene alla voce di Marco, che ha un range estremamente esteso e la rende sempre molto naturale in tutto lo spettro di frequenza. Qual è la catena, poi come la lavori questa voce? La catena di Marco è fatta così, vediamo se la trovo. In testa tutta la catena ho un deesser, okay, per pulire subito quella parte che in realtà mi andrebbe a creare problemi se ci fosse un S pronunciata. Poi c'è un trattamento con un equalizzatore dinamico che lavora soprattutto sulla parte medio-bassa per renderlo molto intelligibile soprattutto all'interno di questi posti. Poi c'è un compressore multibanda e basta, fine, non c'è altro. Uso un Max BCL in Acebo esterno per dargli quella pasta che dà il BCL, non dico mediosa, però ti aiuta a dare quell'effetto di tirare avanti. La compressione è leggerissima, comprime 3 dB forse, il resto lo faccio ovviamente interno al banco. E sulla voce non c'è altro, c'è un riverbero, c'è un delay. Riverberi del banco usi? No, riverberi esterni. Ho un System 6000 che utilizzo per voce, batteria, chitarra e tastiere, e 2 PCM della Lexicon che utilizzo su le percussioni e le backing vocal, i cori. Ok, i Max BCL? Gli altri 2 BCL sono sui 2 canali del basso, il pre e il post, perché in questi posti qua al chiuso la parte bassa delle volte tende un po' a non essere letta molto bene, e idem discorso per la voce, esatto, sì, per avere un po' più di definizione senza andare a lavorare tanto di equalizzazione per dargli presenza. Fantastico. Allora, Davide mi diceva di questa scelta che avete fatto insieme di andare in analogico sul PA. Davide mi ha detto: sentiamo un attimo come suoni in analogico, e onestamente è più bello in analogico. Io, cioè, tu lo sai che io non sono un tecnico, capisci? Però passare da analogico a Acebo, la percezione era di avere, sembra una banalità dirlo, però un suono più naturale sull'analogico, che sicuramente dal punto di vista, come si può dire, risposta in frequenza sarà più corretto la Acebo, però per il nostro orecchio, che è ancora un orecchio umano, era che più non ragiona in numeri, che non ragiona in numeri, era molto più agevole l'ascolto, e difatti andiamo in analogico. Il monitoraggio ci sono dei side o è tutto in ear? No, il palco è tutto in ear, non ci sono. Beh, silenzioso mica tanto, perché comunque suonano. Non abbiamo usato gli isobox per le chitarre, gli amplificatori sono dietro, quindi comunque suonano belli liberi in aria. Il microfonaggio è un microfonaggio standard, come sempre, ma magari se parli con Stefan, ma non c'è niente di esoterico o di strano che abbiamo
che abbiamo utilizzato per questo tour, insomma. Okay. Cosa significa Alberto, questa è una domanda un po' più, diciamo, vista dal punto di vista artistico, no? Cosa significa per un fonico, tu sei insomma uno dei migliori fonici italiani, c'è poco da dire, calarsi nel mondo artistico del cantante o dell'artista con cui stai lavorando, cioè passare da Pino Daniele a Mengoni, qual è lo switch che deve fare un professionista? Ma secondo me lo switch che deve fare un professionista innanzitutto è quello di conoscere il mondo musicale dell'artista con cui va a lavorare, che non è detto che sia quello dei dischi, però quello dei dischi è un ottimo riferimento. E soprattutto non avere mai paura di interfacciarsi con l'artista direttamente o con il suo responsabile musicale o tutti e due entrambi per esporre eventualmente dei dubbi, delle idee, qualcosa che si potrebbe fare di diverso, confrontarsi se quello che stai facendo tu, cioè non aver paura che loro ti dicono no, così non mi piace, perché ci può stare che così, cioè io magari intendo un finale più chitarristico, ma l'artista dice no, mi interessa che comunque il mood rimanga quello del brano, non voglio che escano le chitarre, quindi con gli artisti si parla, perché alla fine noi siamo qui per loro, portiamo la nostra esperienza, il nostro modo di fare i suoni, di mettere insieme dei mix, ed è giusto che con gli artisti ci sia un rapporto anche cercato, cioè se l'artista magari un po' delle volte, non è il caso di Marco, perché Marco viene in regia tranquillamente, mi dice mi fai sentire questo, mi fai sentire quello, lo ascoltiamo, ma qui, ma là, quindi si trova sempre la bolla dei brani. Ma se ci sono degli artisti che, non ti dico non si fanno mai vedere, però insomma un po' così, io consiglio che delle volte, senza timore di avere giudizi negativi, se sei sicuro del lavoro che fai tu, alla fine è solamente questione di sfumature, di blend, di alcune cose, magari da risistemare, che l'artista gradisce di più. Chiaro che se stai facendo una porcata è meglio non chiamarlo l'artista, però se ti accorgi che quello che fai è figo, però vuoi che lui metta il timbro che è veramente come piace a te, gli artisti sono qua apposta ed è tutto nel loro interesse fare. Quindi parliamo con questi artisti, cioè... Allora ti faccio un'altra domanda, ne approfitto visto che Alberto insomma è considerato uno dei guru di questo lavoro in Italia. Allora, nel vostro lavoro, mente, quanto c'è di bravura tecnica, bravura anche artistica nell'interpretare e quanto c'è di politica, di diplomazia, del modo di porsi? Cioè, quanto una cosa deve accompagnare l'altra o a volte più importante dell'altra? Allora, guarda, è una risposta complicata questa da dare, perché... io credo di essere il fonico meno diplomatico di tutti, cioè la diplomazia proprio non abita in questo corpo. Ma questo è probabilmente è un difetto che ho io a caratteriale, cioè io le cose le dico, dico quello che penso, cioè non riesco a prendere il giro per arrivare in un'altra maniera, cioè sono estremamente diretto. Questo mi ha obbligato, e non voglio essere frainteso, questo mi ha obbligato in questa carriera che ormai dura 38 anni di live ad essere bravo, perché se non sei diplomatico e sei anche scarso questo lavoro sei spacciato, quindi adesso ho detto essere bravo, insomma voglio dire il mio lavoro lo so fare, era per dire che devi comunque dimostrare di avere delle capacità che vanno a sopperire quella parte che magari ti facilita, ma io non ce l'ho quella parte lì e quindi mi devo affidare per forza ai risultati che porto. Okay. Però se siete diplomatici avete un vantaggio su di me.